L'identificazione precoce di un bambino affetto da atrofia muscolare spinale è estremamente importante perché ci permette di trattare immediatamente, ancora prima dell'insorgenza dei sintomi, in una fase presintomatica. L'importanza dello screening neonatale rientra proprio in questo ambito. Abbiamo una finestra temporale molto breve, di circa un mese, nel quale i bambini che apparentemente nascono senza problemi cominciano a sviluppare delle problematiche muscolari. Quindi noi attraverso questo progetto pilota abbiamo identificato in questo periodo un bambino, un neonato affetto da SMA attraverso appunto un'indagine effettuata nelle primissimi giorni di vita, e questo ci ha permesso di iniziare immediatamente un trattamento, una singola dose di un'infusione, di una terapia in questo caso genica. A distanza di 2 anni, il bambino è seguito in follow-up regolarmente presso il nostro istituto con una frequenza, diciamo, superiore a quella che noi effettuiamo nei nostri bambini che seguiamo regolarmente, e sono state raggiunte, direi, con approssimativamente come tutti gli altri bambini, le più importanti tappe dello sviluppo motorio: iniziare a camminare autonomamente verso i 13-14 mesi. La bambina adesso ha compiuto recentissimamente 2 anni ed è in grado di effettuare le stesse stessi movimenti, le stesse cose abituali che fa un bambino della sua età. Quindi questa è l'importanza della precocità dell'intervento legata a uno screening neonatale che permette una diagnosi nelle prime settimane di vita. Il meeting ha lo scopo di dedicare i risultati di un progetto pilota intitolato Screening neonatale e diagnosi precoce di 2 malattie rare e complesse come la atrofia muscolare spinale SMA o le immunodeficienze severe combinate SCID. È un progetto estremamente importante in quanto coinvolge con una multidisciplinarietà sia i centri clinici sia quelli di laboratorio, ma è soprattutto mirato ad una terapia di precisione, perché è possibile identificare questi bambini malati e trattarli sia con la terapia genica per quanto riguarda la SMA, sia la terapia genica oppure il trapianto di midollo osseo per quanto riguarda le SCID. È un lavoro che è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Laboratorio degli Errori Congeniti del Metabolismo, l'APSIAM, Università di Genova e Istituto Giannina Gaslini, e grazie alla messa a punto di un test unico in Italia che combina la possibilità di diagnosticare queste 2 malattie, riducendo i costi e accelerando i tempi. Questo mettendo i centri clinici nelle condizioni di trattare questi pazienti. Questo progetto rappresenta inoltre un'apripista per altri progetti in corso per identificare nuove malattie precocemente e trattarle, e tutto questo a beneficio delle famiglie e dei pazienti.